vostro amico vi chiedesse un prestito, quanto sareste disposti a dare? Sono 3 mesi che aspetto i miei 10.000 talenti, sì. Poggiami di qua e vediamo di farla finita. Sì, vai. Solo un problema. Sì. Siete invitati a fare 2 conti. Quali sono i soldi che sono stati dati a voi fino a questo momento nella vostra vita? Della famiglia e della società. Provate a pensare ai viaggi che avete fatto, le vacanze. Un anno di scuola costa per ogni studente 7.000 euro. Quanto costa il calcio, la danza, i corsi d'inglese? Quanto costano le spese mediche? Io il cibo. Non ti sembra che sia il giorno giusto per mettere un po' a posto i debiti? Fammi un po' a prendere il libro dei debitori, dai. Vai. Però contano molto i soldi. 108.107. 3.000 talenti. 285.000. 6.000 talenti. 315.240. Chi offre di più? 779.520. Josefa, 10.000 talenti. Quanto eravate disposti a prestare? I soldi sembrano davvero determinanti. 30 denari. Giuda ha tradito Gesù. Non si può servire 2 padroni, no? O Dio o Mammona, cioè i soldi. Sì, sì, no, perché poi bisogna dare i soldi. Sì, è giusto. Ma ti piuttosto dare i soldi, i 10 euro che te l'ho presta ieri. Quando una persona non si sente sorretta dagli altri, e in particolare da Dio, allora metti via i soldi. Se io ho i soldi, allora valgo, mi rispettano e domino. E invece i soldi dovrebbero essere un dono che il Signore ci dà per servire gli altri. E mi dai 100 denari, la sono fatti sbattere in briccioli. Ma come per 100 denari? 100 denari! E gli ho condannato un debito di 10.000 talenti! E 50 me ne dà almeno, infatti, 100. Non è una parabola facile questa, No, prego! In pratica Dio lo vediamo come qualcuno al di sopra che chiude un occhio nei miei confronti, ma non c'entra niente nel mio rapporto con gli altri. Ti condono il debito, vai pure. L'ultima volta, Dio la benedica. Il vero insegnamento della parabola è non lasciare Dio lontano dalle relazioni, dai rapporti che dobbiamo avere tra di noi. Noi presteremo, Dio mi perdona, allora io rispondo, no? Il Signore ci dice di rispondere non in verticale ma in orizzontale. È un ladro! Sbattetelo! In prigione finché non avrà pagato il mio debito! La verità del perdono ricevuto diventa il perdono, la capacità di perdonare all'altro. No? E tu l'hai fatto sbattere in prigione? Sì, per 100 denari! Io ti ho condonato un debito di 10.000 talenti e tu cosa hai fatto? Non è così facile perdonare. E il Signore ce lo fa chiedere al Padre nostro perché non è così ovvio. E rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. La misericordia è qualcosa a caro prezzo. No, sappiamo che è costata la croce del Signore. Il prezzo lo paga Lui, non l'abbiamo pagato noi, no?